se tutto questo dovesse finire? Start 2-1, boost ignition and liftoff of the Space Shuttle Discovery, returning to the space station, paving the way for future missions beyond. Maglietta messa non a caso proprio oggi per parlare di che cosa? Della missione della NASA su Marte. Allora, al di là dell'intro un po' sensazionalistica, ma visto il climate change e come ci siamo potuti accorgere quest'anno il cambiamento climatico che ha permesso, ha fatto sì che non ci siano più le stagioni di una volta, parliamo oggi di questo nuovo progetto della NASA, che si tratta per l'appunto di Marte 2020 e di come io, beh, andrò su Marte, diciamo non propriamente, ma ho preso un biglietto per andarmene su Marte grazie alla NASA, e quindi gli dedico la maglietta e il video, che secondo me è un progetto molto molto interessante. Ma andiamo a scoprire insieme di che cosa si tratta e di come andrò su Marte. Per l'appunto si tratta di mandare questo Discover, questo rover, questo insomma robottino campionatore sul pianeta rosso per scoprire che cosa? Beh, per scoprire se il pianeta è abitabile, per scoprire la presenza di acqua, di aria, analizzare le pietre, insomma per vedere di riuscire a spedire prossimamente l'uomo su Marte per un'eventuale colonizzazione, non lo so. Potrebbe essere, e questo attiva la fantasia, di noi che abbiamo sempre amato la fantascienza, di noi che abbiamo sempre pensato che andare su Marte sia una cosa fantastica. E in effetti è così. Sul sito, che vi faccio scorrere qui al lato, la NASA riporta tutti i dettagli di questa bellissima iniziativa e soprattutto ha attivato delle funzioni molto più social. Innanzitutto ogni giorno ci sarà una diretta di un'ora circa per far vedere come nei laboratori venga costruito per l'appunto il robottino da qui fino al 2020 con gli scienziati, e mi pare che il venerdì sera risponderanno anche live alle nostre domande, quindi veramente interessante con questa webcam piazzata nel laboratorio che ci permette di vedere come viene costruito effettivamente, come viene progettato, e questa è veramente una cosa spettacolare, fa sempre più sognare la nostra fantasia, mette in moto la nostra fantasia. L'altro lato veramente interessante è che, come è già successo per alcune missioni spaziali europee, la NASA ci dà la possibilità di andare con loro su Marte. In che senso? In un senso veramente semplicissimo. Sarà infatti possibile inserire i nostri nomi attraverso una registrazione, quindi comprando tra virgolette il nostro biglietto per lo spazio, mettere il nostro nome su un microchip che verrà spedito all'interno di una capsula in vetro super resistente e protetta su Marte, e lì verrà lasciato. Praticamente il nostro robottino viaggerà con i nostri nomi, e che si sa mai che qualche alieno
lo prenda e ci conosca. È veramente una cosa fantastica. È fantastica soprattutto perché crea molto engagement, crea interesse verso la missione ed è qualcosa di innovativo che alla fine costa poco. Alla NASA cosa viene? Beh, si tratta tutta una cosa di sponsor, di far conoscere, insomma cercare di accumulare fondi, perché logicamente è un progetto ambizioso, ma soprattutto di coinvolgere noi che siamo, potremmo essere i futuri utilizzatori del pianeta rosso. Quindi è molto interessante, basta andare sul sito della NASA, compilare un form, mettere il proprio nome e cognome e alcuni piccoli dati, e questo qui verrà poi allegato alla sonda e verrà spedito su Marte. E chissà che non avremo il nostro piccolo contribuito o a conoscere nuove forme di vita aliene che ci verranno a cercare, oppure a colonizzare Marte. Ma diamo qualche ulteriore dettaglio sulla missione. Il lancio previsto sarà tra il 17 luglio e il 5 agosto 2020 e l'atterraggio dovrebbe essere all'incirca il 18 febbraio 2021, per un totale di 687 giorni di missione. Il rover dovrebbe atterrare sul cratere denominato Jezero, un cratere particolare ben definito, e si spera e atterri sano e salvo, altrimenti potrebbe avere un problema. E lo scopo principale della missione lo possiamo dividere in quattro punti: esplorare la vita su Marte, scoprire quali sono le forme di vita attualmente presenti, valutare il clima di Marte, quindi i vari cambiamenti climatici, come è composta l'aia, se ci sono stagioni o cose particolari, quindi anche proprio le variazioni climatiche del pianeta rosso, analizzare dal punto di vista geologico il terreno, e l'ultimo punto, che è il quarto e forse quello più interessante, è analizzare e iniziare a preparare, diciamo, le informazioni necessarie per poi ad avere un'eventuale spedizione dell'uomo sul pianeta rosso, quindi insomma attrezzare per poi una spedizione umana. L'altra cosa particolare è che attualmente sono stati dati, come dicevamo prima, circa 7 milioni di nomi, a cui i primi tre paesi per un ordine di cessione di nomi, li possiamo definire così, sono Turchia, India e Stati Uniti, e noi in Italia abbiamo dato solo circa 130.000 nomi. Quindi ragazzi, impegniamoci e facciamo salire il nostro paese, arriviamo almeno a 1 milione, per far vedere che ci teniamo, che siamo delle persone che amano la fantascienza e che credono nei progetti e nell'esplorazione di Marte. Non limitiamoci. E un'altra cosa che voglio ricordarvi è che il 20 luglio di quest'anno ricorre il 50° anniversario dell'atterraggio sulla Luna dell'Apollo 11. Anche per questo la NASA avrà in programma un piccolo festeggiamento, ma trovate tutti i dettagli sul sito della NASA, andatelo a vedere, perché è un sito ovviamente bellissimo, con informazioni scientifiche dettagliatissime, molto interessanti, e le immagini poi sono spettacolari, veramente ci passate delle ore. Tutto il paese sta più contribuendo con i nomi è la Turchia, e chissà perché, questo mi piacerebbe scoprirlo. Questi dati statistici a me appassionano, e soprattutto appassiona vedere come un paese così come la Turchia è primo al mondo in classifica per cessione del proprio nome su questo robottino. Diciamo che non è un'iniziativa originale della NASA, già nella missione, mi pare, ExoMars europea sia stato creato questa cosa di poter inserire il proprio nome nel rover che verrà spedito, e speriamo che vada tutto bene. Ci sarà il momento conciliato dell'atterraggio, che solitamente è quello più rischioso, e poi preleverà i campioni e li analizzerà, e ci dà modo agli scienziati di fare tutti i ragionamenti sull'abitabilità, sulle forme di vita. Insomma, il progetto è veramente ben spiegato in dettaglio, e forse c'è gente molto più tecnicamente preparata di me. È un'iniziativa carina, divertente, che fa navigare la fantasia e soprattutto ci rende un po' più vicini all'esplorazione spaziale, cosa che per noi nerd o per noi appassionati di fantascienza è qualcosa che sogniamo da sempre. E chi è che non ha desiderato veramente comprare il proprio biglietto per Marte e andare su Marte? Intanto mandiamoci una parte piccolina di noi, il nostro nome e cognome, anche per contribuire a questo progetto di ricerca, e magari fai bene l'esplorazione spaziale, che sembra che in quest'ultimo periodo abbia avuto di nuovo un nuovo boost. Sarà stato per il climate change, sarà stato perché insomma la Terra inizia ad avere dei problemi, ma si è puntato molto di nuovo la nuova ricerca spaziale. Ah, e soprattutto mi raccomando, nel vostro piccolo potete fare qualcosa anche voi per dare ancora alla Terra parecchio tempo di sopravvivenza, tipo la raccolta differenziata, non esagerare con l'utilizzo della plastica. Insomma, non voglio fare il bacchettone, ma dei piccoli gesti possono cambiare il nostro pianeta. Ma vi lascio con una domanda: dite che fa prima la NASA a portare l'uomo su Marte o Elon Musk con il suo progetto SpaceX a farci fare i viaggi spaziali? Chissà, o magari uniamo le forze e andiamo con SpaceX su Marte tutti quanti.